Entrando in questo attore di fatto anche metti come craftare oggetti di pietra, oggetti di pietra rossa. Siamo sempre nella nostra casa, cioè nella nostra, diciamo mia. Scusate. Allora, ecco così facciamo una scala. Nel video precedente vi ho fatto vedere come craft and come fare una doccia. Sì, quella così, quella che fa la doccia. Ora invece vi insegnerò come craftare oggetti di pietra rossa. Allora, non sta piovendo, comunque levo il suono della doccia, il suono della pioggia. Non vi preoccupate. Allora, partiamo dall'oggetto che io ritengo più semplice, la leva. La leva serve che altro un pezzo di pietrisco. Attenzione, una cosa che non avete mai sentito, un bastone. Lo potete fare anche nel crafting che avete appena fatto di menu, il menu. Comunque, e voilà la leva, si fa con il bastone di sopra e il pietrisco di sotto. Ora invece abbiamo partito dalla cosa più semplice. Ora invece ci avventuriamo nelle cose più complicate. Il ripetitore. Allora, serve 2 di pietra rossa. Attenzione. Una torcia di pietra rossa. E 3 cubi di pietra. Cioè la pietra poi si fa cuocendo il pietrisco. No, si mette così. Si mette così la pietra. Beh, potete farla anche qua sopra comunque. Mettete una torcia pietra rossa a centro e la cosa, la pietra rossa la mettete di lato e ah sì, ho sbagliato. Servono 2 torce di pietra rossa e una pietra rossa, sì, la gallina si sta portando a destra. Ecco, dovete mettere così così e così. Ecco, uno sbaglio tecnico, sapete com'è. E questo è come si fa il ripeto. Bloccate il video per vederlo prima. Ora passiamo a una cosa molto complicata. Il pistone appiccicoso. Allora, per questo pistone appiccicoso serve pietrisco. Allora, ne serve 4 di pietrisco. 4. 3 di legno qualsiasi. Un lingotto di ferro. Materiali, un lingotto di ferro e un di pietro, è un coso di pietra rossa, è una polvere di pietra rossa e una palla di slime. Dove posso trovarla? Di varie. Yes. Allora, prima si fa il pistone e poi si fa il pistone appiccicoso. Si deve fare così: 1, 2, 3, 4. Poi si mette il lingotto di ferro a centro. Poi si mette la pietra rossa in fondo qua e poi si mette i blocchi di legno qua. Guardate, riempie tutti i crafting e vi fa il pistone. Per fare il pistone appiccicoso basta mettere il pistone sopra la palla di slime sopra il pistone e voilà. Ora il distributore. No, beh, facciamo prima il gettatore. Cioè, il gettatore è facile, ripeto, come tutto. Mi sembra, cioè non mi sembra, serve 1, 2, 3, 7, mi faccio i conti, guarda, scusate, cioè beh non ho fatto come craftare la pietra rossa perché anche non si crafta, voi mettete la pietra rossa qua, cioè qua volevo dire, e vi fate il gettatore, E infatti, non me lo prendo perché guardate ora che cosa succede. Se mi prendo l'arco, faccio questo modo e faccio il gettatore. Questo qua è il gettatore. Mettendo l'arco qua sopra, questo qua invece è il distributore. Gettatore, distributore, gettatore, distributore. Comunque faccio il distributore. Voilà. E anche il gettatore e il distributore sono fatti. La porta di ferro.
Beh, la porta di ferro proprio non c'è niente di a spiegare. Cioè, si fa come la porta di legno. Cioè, l'ho messo perché è anche un congegno di pietra rossa, perché... Ula. Non si usa la pietra rossa, però. Si fa. Cioè, non si possono mettere insieme, comunque. Il comparatore aggiunto nell'1.52 con l'inserimento del quarzo. Allora, serve ovviamente, enormemente, mastricamente, il quarzo. Quarzo, pietra rossa 1, poi ne ho prese 2, non lo so il perché. 2 tocce di pietra rossa e sempre 3 di pietra. Cioè, vabbè, è quasi, è similissimo, è quasi uguale al ripetitore. Mettete 3 di pietra così, 2 tocce di pietra rossa così. Attenzione, il quarzo va nel mezzo. E la pietra rossa qua sopra. Cosa Dio. Che non va? Cioè, don't understand, non capirlo. Non lo so, epic file. Comunque ve lo mostrerò tipo nei commenti, oppure farò un altro video. Non lo so, però non mi sta venendo in mente, scusate, l'epic file. Comunque, ora la lampada di pietra rossa. La lampada di pietra rossa serve. Finita la vuoi. Serve. Quattro blocchi di pietra luce. Quando ho preso. E sono quarto. È un goccio di pietra rossa. Mettete a centro. E la pietra luce qua accanto. E voilà. Perché non mi sta uscendo niente? Sì, questo qua non mi sono accorto del mio sbaglio colossale. Sono così, scusate, eccolo. Così si fa la lampada di pietra rossa e voilà, lo mettiamo insieme alle cose già fatte. Ecco la lampada di pietra rossa, l'ho buttata. Ora il blocco di pietra rossa, vabbè, ve lo faccio vedere così, ecco. E voilà. E si fa il blocco di pietra rossa. Cioè dovete riempire tutti i crafting di pietra rossa. E voilà. E fa il blocco di pietra. La TNT. Il blocco. E finisce qua. Il blocco che ha separato molte amicizie. Oppure che ha distrutto e mi. Vabbè, comunque. Quella che è. Blocco malefico. Sì, l'abbiamo capito tutti. Allora, quello che serve è. Non serve pietra rossa, però si attiva con la pietra rossa per questo, quindi lo metto. Serve sabbia 4 di sabbia e 5 di pietra di, sì, di pietra di polvere da sparo. E vi racconto anche perché hanno messo 5 polveri da sparo e no 5 polveri e no 5 di sabbia. Perché la polvere da sparo si prende dai creeper, quindi è ancora più difficile da prendere la sabbia. Quindi hanno detto facciamo faticare ancora di più gli utenti, ovvio. E quindi, vabbè, niente, lascio di stare. Questa è come fare la TNT. E finiamo con un finale, no? Quindi, vi farò sapere come si fa il comparatore. Quindi, per questo video è tutto. Ci vediamo alla prossima. No, aspetta, devo finire con il finale finalissimo. Aspetta, c'è un po' di pietra rossa comunque. Tipo così, così. Oh. Non ho danneggiato la nostra casa degli esperimenti. Comunque per questo video è troppo tutto. Troppo, non credo troppo. La pioggia non finisce. Cioè, no. Ci vediamo la prossima volta con un altro video.